Bella a tutti ragazzi, io sono Roy e benvenuti al mio canale. Oggi sono qui ancora una volta per parlarvi di Nathan Never, in maniera particolare del numero 82, il Vigilante. Volevo parlarvene perché è un numero che ovviamente Beppe Vigno, in quale Beppe Vigno omaggia i vigilanti e ci fa vedere come potrebbe effettivamente un vigilante vivere all'interno del mondo di Nathan Never. Ma io oserei dire anche vivere nel mondo, diciamo, un po' nostro, nel nostro mondo, ovviamente. Tirando per le orecchie, però è un modo in cui Pepe Vigna può cercare attraverso Nathan Never di far vedere un supereroe un po' più serio, ecco, perché comunque Nathan Never siamo formati un po' più serio rispetto ai supereroi, e quindi possiamo vedere finalmente come un supereroe vero e proprio potrebbe vivere all'interno di un mondo futuristico, ma più veritiero, paradossalmente, rispetto al mondo un po' fantasioso del supereroe classico. Storia appunto di Pepe Vigna, disegni di Cattacchio che sono molto particolari, infatti è pieno di sperimentazione questo numero, ci sono molte flash page. E molte cose particolari anche da parte di Pepe Vigna, quindi per questo ne ho voluto parlare. Rispetto alla classica griglia bruniana, rispetto ai classici fumetti bonelliani, questo sembra quasi più un fumetto d'autore, direi. Ma di cosa parla questo albo? Parla di questo ragazzo di colore, che non sappiamo il nome finché non andiamo avanti con la lettura, ma non voglio dirvi come si chiama, che parla di come è riuscito a evadere dall'Hawking Institute, che sarebbe un istituto presente sulla stazione orbitante di Calliope. Dove appunto degli esseri umani con dei poteri paranormali, particolari, effettivamente efficaci, quindi nuovi mutanti, possiamo così dire, vengono cresciuti e studiati e osservati dagli esseri umani normali, ecco, fin dalla loro tenera età. Qui ci parla di come questo ragazzo è riuscito a scappare da questo istituto e, una volta scappato da questo istituto, ha deciso di diventare un vigilante vero e proprio, quindi un supereroe, anche perché. Quando esce, si imbatte in questo. Bellissima qui l'immagine con ovviamente i pezzi di giornale in cui lui legge praticamente questo giornale e si accorge di come ancora sia piena e intrinseca la criminalità, nonostante tutti i progressi futuristici fatti. E qui inizia praticamente la storia in cui lui racconta la sua storia praticamente di essere un vigilante. Cioè lui sappiamo già che è lui il vigilante, ma ci racconta come lo è diventato. E nel frattempo iniziamo a vedere come Nathan Never e Andy Evelyn cominciano ad indagare su fatti, diciamo, e avvenimenti alquanto insoliti, come può essere per esempio, questa strage avvenuta in un bordello, in una casa a luci rosse, il Zeppard Night Club, con la morte comunque di diverse persone, diciamo che non erano per niente innocenti, anzi erano dei criminali. Però ovviamente Nathan e l'agenzia Alfa in particolare non può permettere che la morte delle persone, anche se sono persone ovviamente malvagie, e quindi Andy Evelyn e Nathan cominciano ad indagare per cercare di risolvere la situazione. Intanto ovviamente il racconto del nostro uomo prosegue, ci parla di come ha scelto il costume, di come è diventato Eagle Man, ovvero uomo aquila, e vedremo andare avanti piano piano sempre di più. E vedremo appunto, non voglio dirvi nient'altro in maniera così preferita, vedremo come appunto riuscirà a sgominare, a fare le solite classiche cose da supereroe classico degli anni 70, 80, quindi comunque Vigna fa questo bellissimo affresco, questo bellissimo omaggio a questi fumetti supereroistici di quegli anni e di come appunto, anche se ovviamente Eagleman è molto più crudo, nel senso che ammazza le sue prede, perché era un futuro così alquanto, diciamo. Non è quanto credibile che non ammazzi le prede, ecco, i cattivi, insomma, deve ammazzarli nel fumetto più serio e realistico, diciamo. E vediamo come appunto piano piano Nathan e Andy si avvicinano sempre di più a capire la verità, ovviamente. Vediamo appunto come si presenterà anche la stampa come inizierà a parlare di questo essere con poteri particolari, se è giusto quello che fa, se è sbagliato, come si comporterà, insomma. Vedremo una serie di reazioni anche un po' più realistiche rispetto al supereroe nel mondo futuristico, ma ripeto, è molto applicabile anche nel mondo reale, perché la televisione, i media sono ancora cose che anche noi nel nostro mondo ce l'abbiamo, quindi possiamo vedere finalmente come effettivamente nel mondo reale si potrebbe reagire alla presenza di un supereroe, come reagirebbero i cittadini, come reagiscono all'interno della stessa agenzia, vediamo come appunto Andy Evelyn sia d'accordo su quello che fa appunto il Eagleman, anche se uccide delle persone, perché uccide delle persone malvagie, quindi permette una vita migliore agli altri esseri umani. Tra l'altro, bellissima sperimentazione di questo albo. Vediamo appunto Cattacchio che fa flash page su flash page senza alcun tipo di problema. E ricordiamo che allora, per l'epoca in cui è stato pubblicato questo albo, nel 98, era comunque qualcosa di strano. Vediamo appunto anche questo articolo proprio riguardante appunto Eagle Man.
cioè cose che veramente i Borelli si vedono difficilmente, quindi io apprezzo molto questa sperimentazione che Cattacchio, ma anche nell'altra roba quella di Cattacchio, ha voluto fare, quindi è un disegnatore che proprio non ha ciappati sulla lingua e quando è possibile cerca di sperimentare il più possibile, e mi è piaciuto molto, cioè, senso, questo è un lavoro davvero particolare che io consiglio veramente a tutti perché fa vedere appunto la vita di un supereroe in maniera differente, in maniera più seria, realistica e più interessante. Veramente, veramente un albo particolare, per ripeto, anche per i disegni di Cattacchio, per cui io ve lo straconsiglio. Non posso dire niente di dato perché vi ho già detto molto, però ripeto, i disegni di Cattacchio sono particolari assolutamente, ma sono secondo me belli. Ci sarà anche la presenza di un super cattivo, non voglio dirvi nient'altro, ma sì, ci sarà la presenza anche di un super cattivo, un pazzo criminale, ispirato secondo me molto alla figura del Joker, comunque. Uno scienziato pazzo, direi, quindi ve lo consiglio assolutamente. Non voglio dirvi nient'altro. Poi vedremo anche appunto come questo Eagle Man, diciamo che verrà anche comunque processato per i suoi fatti. Non voglio dirvi però come sarà processato in che modo, non voglio dirvi nient'altro. Però sappiate che veramente è un albo che fa anche molto riflettere, quindi ve lo consiglio molto. Ripeto, era un voto particolare e ripeto, può essere tranquillamente letto anche senza aver letto nulla della continuità di Nathan Never, si riesce a godere benissimo di questo albo. Detto ciò, questo era il numero 82, il vigilante. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo video e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, bella!